cari amici del mio viaggio a New York, sono venuto oggi al Barclays Center, che è il grande nuovissimo stadio di Brooklyn, che vorrebbe competere anche con il Madison Square Garden, qui dove giocano i Brooklyn Nets. Oggi io non sono venuto a vedere una partita di basket, ma di un altro sport che è molto 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 amato dai newyorkesi e dagli americani, che è l'hockey. Oggi tra l'altro hockey su ghiaccio, c'è una sorta di derby tra le due squadre di New York, una delle quali sono i Rangers. Adesso tra un po' entreremo. Come sempre, appena entrati ci sono una serie di controlli che bisogna superare. Visto che i biglietti costavano un po', pagando $120-130, sono riuscito a prendere un po' la postazione più alta. In realtà va bene lo stesso, perché dall'alto non si colgono i piccoli dettagli del gioco, però si ha tutta la visione dello stadio dall'alto, che comunque è molto molto bella, molto suggestiva qui negli Stati Uniti. In questo momento sono entrato nello stadio, nell'arena, ed è tutto vuoto perché sono arrivato veramente presto, quindi voglio godermela così, in silenzio. Devo dire che è bello grande, mi sembra però meno d'impatto rispetto al Madison Square Garden, e l'unica cosa è che l'hockey è davvero un gioco molto molto spettacolare, quindi sono davvero curioso di vedere cosa succede in campo. L'altra sensazione è di essere... io sto proprio nelle ultime file, eppure ho la sensazione di essere molto vicino rispetto al campo. Ho senza dubbio un'ottima visuale. Quindi adesso mi andrò a mangiare forse un hot dog e poi aspetterò che inizi questa fantastica partita, che dovrebbe durare all'incirca un paio d'ore, due ore e mezza. Vediamo, vediamo. Nel caso vogliate potete prendervi anche cocktail, hamburger, c'è tutto il cibo che si può immaginare. Davvero questa cosa mi piace molto. Mi colpisce anche la pulizia dei bagni, che sono davvero molto molto puliti. Sembra, osservate, di stare davvero in un hotel, eppure uno stadio, una cosa incredibile. Io negli stadi italiani ricordo bagni sempre tremendamente sporchi. Amici, per fare l'americano mi sono preso anche l'hot dog da Nathan's, che è lungo un piede, one foot dog. È una delle cose più grandi che ci sia da mangiare qua. Qui si può condire con insalate come si vuole, ho messo solo ketchup e mostarda. Eccomi qua, quindi prima di iniziare a vedere la partita mi godo il mio super hot dog, davvero americano. Saliamo le gradinate per raggiungere il nostro posto. Ogni tanto si esibiscono, stanno entrando le squadre in campo. I tifosi delle opposte fazioni fischiano l'un l'altro ed ecco la luce. Ecco l'inno. Yeah.
i tifosi dei Rangers e degli Islanders sono praticamente uno a fianco all'altro. Siamo nell'intervallo, tutti quanti vengono qui a mangiare adesso nella sala, diciamo nello spazio fuori allo stadio. È finito il secondo tempo, stiamo aspettando il terzo, siamo in attesa qui nella sala prima di entrare proprio all'interno del palazzetto, e tutti quanti ovviamente si dilettano a mangiare. Staremo un 20 minuti, poi rientreremo. Guardate quante magliette di tifosi. L'hockey è uno sport particolare, diciamo che è caratterizzato molto dalla componente bianca degli Stati Uniti. È incredibile come tra il pubblico non ci sia un afroamericano, a parte quelli che lavorano, guardate, sembra proprio un'altra America. Eppure stiamo a Brooklyn, dove c'è un quartiere abbastanza, un distretto con una componente afroamericana abbastanza importante, però in questo sport tra il pubblico non ce ne sono, non ci sono neanche latinoamericani, sono proprio bianchi americani. Guardate, veramente, insomma, particolare. E adesso ha segnato la squadra di casa, gli Islanders. Sono tutti molto felici. Fantastico. Una cosa ho capito di questo gioco: man mano che passa il tempo la gente urla di più perché è più ubriaca, ha bevuto più birra. Gli Islanders hanno segnato un altro gol. La partita sta quasi finendo, mancano pochi minuti. Let's go, Islanders! Disperazione tra i Rangers, gli Islanders hanno segnato un ultimo gol a un secondo dalla fine, la partita di fatti è finita e se ne vanno tutti e ce ne andiamo anche noi. Eccoci qua, abbiamo finito la nostra esperienza a Barclays Center durante una partita degli Islanders contro i Rangers. È stata un'esperienza commovente, direi, molto caos, molto tifo. Dal mio viaggio a New York è tutto, ci vediamo, ciao.